Allora possiamo incominciare. Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono Daniele Frigeri, direttore del CESPI, Centro Studi Politiche Internazionali, che insieme alla Treccani vi danno il benvenuto a questo primo appuntamento settimanale dedicato a questo ciclo di lezioni sui diritti umani versus pandemia. Questa iniziativa nasce appunto da una collaborazione Istituto Treccani e CESPI, nasce all'interno dell'Osservatorio sui diritti umani che il CESPI gestisce da alcuni anni, coordinato dal professor Michele Nicoletti, che oggi sarà con noi. L'Osservatorio nasce come uno strumento di analisi di quello che è l'intreccio tra i diritti umani e la politica internazionale, che è l'ambito in cui si occupa il CESPI. I diritti umani sono il pilastro dell'Unione Europea, sono un pilastro fondamentale delle Nazioni Unite, sono un pilastro della Costituzione italiana e sono sempre state, lo stanno diventando sempre di più, un pilastro anche della politica estera e delle dinamiche internazionali. Allora, all'interno dei lavori dell'osservatorio, è chiaro che quest'anno ci siamo scontrati anche noi con il fenomeno Covid, la pandemia, che ha rappresentato un punto di discontinuità sotto tanti punti di vista. C'è il tema della drammaticità dei numeri delle persone che sono decedute, c'è il tema dell'impatto economico che è su tutti i giornali, il tema delle misure di contenimento. Un tema che si intreccia fortemente in un disequilibrio che naturalmente si è venuto a creare tra il tema dei diritti, il tema della solidarietà, no? La pandemia e tutte le misure che sono state adottate per cercare di contenere la pandemia hanno compresso l'esigibilità di una serie di diritti, pensate al diritto all'istruzione per i bambini, ma al diritto alla salute, il diritto alla partecipazione sociale, politica, eccetera, a fronte di una richiesta, no? Di solidarietà importante rispetto a quello che stava accadendo. Qualcosa a cui non eravamo preparati. Di assolutamente nuovo, e su cui abbiamo ritenuto importante aprire una finestra di riflessione, di analisi, perché crediamo importante dotarci di una serie di strumenti non solo tecnici, no, per affrontare queste tematiche, ma anche culturali, perché è chiaro che tutto quello che sta accadendo e è accaduto richiede anche una rielaborazione non solo da parte dei tecnici, ma da parte della società in termini di coesione, in termini di cultura. Da qui l'idea appunto di questi ciclo di lezioni che oggi iniziano con esperti della materia e che avrà un po' come filo conduttore il tema dell'esigibilità, visti attraverso due lezioni più introduttive sotto il profilo filosofico-politico, oggi con il professor Nicoletti, poi da un punto di vista giuridico con Vladimiro Zagrebeschi, e poi affronteremo tre aree specifiche legate alla vulnerabilità e all'impatto che la pandemia ha avuto su soggetti vulnerabili, i minori, le persone private della libertà e l'ambito sanitario. Ecco, come modalità appunto abbiamo pensato a una sorta di lezione, di lezio, per cui ora darò la parola al professore Nicoletti. Sarà possibile interagire con il professor Nicoletti e con gli altri esperti alla fine della lezione. Vi suggerisco di utilizzare per comodità e per maggior rapidità di utilizzare la chat che trovate in fondo nel menu, in modo tale da raccogliere tutta una serie di sollecitazioni e poter dare la possibilità poi al professor Nicoletti e agli esperti di interagire con voi. Ecco, io lascio appunto la parola a Michele. Dopo la laurea in filosofia presso l'Università di Bologna, ha proseguito la sua attività di ricerca presso l'Istituto Trentino di Cultura, l'Università di Innsbruck di Monaco.
Nel 99 è diventato professore associato di filosofia politica presso l'Università di Padova, nel 2001 professore ordinario presso l'Università di Studi di Trento, dove attualmente insegna nella facoltà di lettere e filosofia nella Scuola di Studi Internazionale. Nel febbraio 2013 viene eletto deputato nelle liste del Partito Democratico, diviene membro della Commissione Affari Esteri e della delegazione. Nel 2014 diviene presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e il 28 settembre 2015 viene eletto capogruppo al PSE all'interno della stessa Assemblea del Consiglio d'Europa e nel 2018 è stato presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dal 2018 coordina anche l'Osservatorio diritti umani del CESPI. Ecco, grazie e grazie Michele della disponibilità e ti lascio la parola. Buonasera a tutti, grazie a Daniele Frigeri, direttore del CESPI, grazie al CESPI e alla Treccani per questa bella iniziativa e grazie dell'invito ad aprire questo ciclo di lezioni che, come ha descritto il direttore, comprende momenti di natura teorica con delle analisi di alcuni settori, di ambiti particolarmente colpiti dalla pandemia e dalle sue conseguenze. Io vorrei offrire qualche spunto di riflessione iniziale, come tutti i cittadini e le cittadine stanno sperimentando questo evento straordinario, ha sconvolto non solo le nostre esistenze concrete, il piano della salute innanzitutto, ma anche il piano economico, il piano delle relazioni personali, ma anche ha sconvolto il nostro modo di pensare, le nostre categorie. Forse ancora non siamo in grado di capire in che misura questi cambiamenti sono dei cambiamenti momentanei o dei cambiamenti duraturi. Certamente, questo evento ha messo in atto una serie di riflessioni radicali, perché radicale è la sfida che la pandemia ha portato all'interno delle nostre società. Infatti, forse per la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale, possiamo dire che le nostre società stanno sperimentando su scala planetaria la sfida di un pericolo mortale, e cioè il fatto che in qualche modo la morte sia tornata a popolare la scena della vita. Non perché prima non fosse presente con i tanti eventi luttuosi che accompagnano la vita di ogni società, ma per il fatto che in tutto il mondo oggi questa notizia costituisce tendenzialmente la prima notizia dei giornali, dei telegiornali, e esattamente la contabilità delle morti che sta accompagnando la nostra vita dall'inizio della pandemia. Non si tratta di numeri fino a questo momento, e noi speriamo, diciamo naturalmente, che venga scongiurato il pericolo di una crescita ulteriore, perché se noi confrontiamo questo evento con altri eventi del passato, ci accorgiamo che in termini quantitativi gli eventi del passato erano forse più sconvolgenti. Non parliamo solo della Seconda Guerra Mondiale, che ha avuto un bilancio di 50 milioni di morti, ma la stessa epidemia della cosiddetta spagnola all'inizio del Novecento, durante gli anni della Prima Guerra Mondiale, sembra che abbia portato decine di milioni di morti. Qualcuno dice 50 milioni di morti anche quell'evento, su una popolazione mondiale che allora era di 1 miliardo e 815 milioni di persone. Oggi la popolazione mondiale è sui 7 miliardi e 700 milioni, il numero dei morti legati al Covid è di circa 3 milioni, anche se continua a crescere, quindi diciamo. Non è solo il dato, non è tanto il dato quantitativo, anche se questo dato rimane impressionante, ma è proprio il fatto
fatto che sia, diciamo, la morte su larga scala, la morte in qualche modo concatenata. Prima potremmo dire si moriva uno a uno e senza che vi fosse dato un annuncio sui giornali, senza clamore. Oggi invece questa morte è una morte di gruppi e ogni morte in qualche modo è annunciata come una sorta di monito per ricordare questa presenza. E oltre a questo tema della morte così ingombrante è tornato il grande tema del contagio che la nostra società si era lasciata alle spalle dopo, diciamo, che per secoli aveva convissuto con questo spettro, lo spettro del contagio. Pensiamo alle grandi epidemie dell'antichità, la peste o le pesti appunto del 300, nel 600, che noi tutti abbiamo letto e studiato nei libri di storia e che appunto pensavamo di avere eliminato dal nostro orizzonte. Il contagio è una presenza della morte ancora più inquietante, se possiamo dire, perché non è un evento violento che provoca la morte, ma è addirittura il semplice contatto umano, addirittura un contatto non conflittuale, ma può essere un saluto, può essere un abbraccio che porta con sé una conseguenza nefasta. E quindi questo elemento, diciamo, potremmo dire questo ritorno della morte sulla scena pubblica, quella che era la grande rimossa dalla scena dell'Occidente. Molti studiosi, molti antropologi hanno scritto in passato dei libri importanti su questa rimozione della morte nella cultura dell'Occidente, è tornata presente tra di noi e, ripeto, è tornata in questa forma insidiosa, per cui si accompagna non ad eventi violenti, la morte portata da una rivoluzione, da una guerra civile, da un attentato terroristico che pure spesso ha colpito le nostre società, ma invece portata dal semplice rapporto tra gli esseri umani. E infine è tornata legata al contagio l'idea che ci siano altre forme di vita, i virus in questo caso, forme di vita non umana che possano rappresentare una minaccia per la vita umana. In fondo l'epoca in cui noi siamo vissuti o stiamo vivendo è stata chiamata antropocene, l'era per così dire che è caratterizzata da questa presenza dell'essere umano così ingombrante, straripante, dominante, ormai diventata appunto non più limitata da presenze di altre forme di vita. Gli esseri umani hanno sconfitto le altre fiere. Pensiamo per quanti secoli gli uomini hanno convissuto con la paura di altri animali, di bestie feroci che potessero in qualche modo aggredirli. Le fiere sono state sconfitte, sono state chiuse nei parchi naturali, alcune si sono estinte, sono state addomesticate e oggi di nuovo l'umanità deve fare i conti con questo grande tema di altre forme di vita non umane che in qualche modo sono rappresentano una minaccia o un pericolo per gli esseri umani. Dunque, il primo aspetto inquietante della pandemia è esattamente questo, il ritorno sulla scena pubblica della morte con la sua presenza ingombrante, non solo con la sua dimensione quantitativa, ma anche con la sua capacità di mettere radicalmente in questione non solo la singola vita, ma il vivere e il suo senso. Dal punto di vista allora dei diritti umani, che è la prospettiva che noi abbiamo scelto per ragionare assieme sulla pandemia e sui suoi effetti,
è chiaro che la prima sfida è rappresentata dal che cosa rimane oggi, potremmo dire, no? Del diritto alla vita, e non solo del diritto alla vita, ma anche del diritto a una morte dignitosa. Ecco, a me piace sottolineare questa dimensione, perché il primo prezzo che è stato pagato sul piano dei diritti umani dall'avvento della pandemia non è solo una limitazione del diritto alla vita, che noi abbiamo così esteso e così anche saputo tutelare attraverso, come dire, una disponibilità di cibo e di condizioni di vita incredibilmente più favorevoli che in passato, ma anche attraverso servizi di sanitari, assistenziali, che sono incomparabili rispetto a quello di altre epoche dell'umanità. Non c'è solo una sfida al diritto alla vita, ma c'è stata anche una sfida al diritto alla morte dignitosa. Ricordo questo punto perché, in fondo, se il diritto alla vita ha a che fare in qualche modo con la stessa biologia, perché si fonda sull'aspirazione di ogni essere vivente di continuare a vivere, di difendere la propria vita, e per gli esseri umani anche di esigere delle tutele di natura sociale, di natura giuridica, attorno a questa vita, perché possa venire protetta dalle aggressioni, dalla violenza degli altri, e possa anche essere sostenuta e supportata dalla cura degli altri. Questo è un elemento importante. La vita umana rispetto a quella di tutti gli altri esseri viventi è una delle forme di vita maggiormente dipendenti da pratiche di cura. Gli esseri umani vengono al mondo dopo un lunghissimo periodo di gestazione in cui sono totalmente dipendenti dalle cure di altri esseri umani e hanno un lunghissimo periodo di svezzamento e di raggiungimento dell'età adulta, il che rende la nostra specie rispetto alle specie animali strutturalmente, ontologicamente dipendente dalla cura di altri esseri umani. Tutto questo è in qualche modo scritto all'interno della nostra costituzione biologica che abbiamo fin qui conosciuto. Invece il diritto alla morte dignitosa è qualcosa che non ha un fondamento diretto nella biologia, ma è una invenzione culturale, un prodotto, potremmo dire, della moralità umana, qualcosa che noi abbiamo inventato e che abbiamo interpretato per secoli come una delle cifre distintive della civiltà umana. Quanti autori del passato individuavano la nascita della civiltà umana da quelli che erano, diciamo, i bestioni, no? O l'età, diciamo, della preistoria primitiva, nel fatto che gli uomini davano sepoltura ai loro cari. E il momento della pandemia è stato un momento di crisi anche di questo atto, non perché non siano state sepolte delle vittime del Covid, ma perché a queste persone è mancata la possibilità di avere la vicinanza dei loro cari nella fase più critica e più estrema della vita, quella in cui ognuno di noi desidera avere qualcuno accanto, qualcuno di caro, e anche la possibilità per i propri cari di elaborare assieme il momento del lutto, di celebrare assieme attraverso i rituali questo accompagnamento. Quindi qui, su questa doppia sfida, diciamo, del diritto alla vita e del diritto a una morte dignitosa, io penso che la pandemia abbia di fatto rappresentato la sua sfida maggiore dal punto di vista dei diritti umani. E su questo io penso che, appunto, questa esperienza debba in qualche modo essere accumulata all'interno della nostra cultura dei diritti umani,
perché certamente questo ci ha consentito di concepire il diritto alla vita e il diritto a una morte dignitosa in un modo molto più forte che in passato, come un valore inestimabile. Però c'è un altro fronte su cui la pandemia ha rappresentato un elemento di formidabile compressione dei diritti umani. E questo, lo ricordava in apertura il direttore Frigeri, non è legato allo scoppio direttamente all'azione dei virus, cioè di agenti esterni sul corpo umano, sul corpo della società, come in qualche modo, ma è legato invece alle misure che la società stessa ha assunto per proteggersi da questa sfida. E qui vi è stata una indubbia compressione delle libertà individuali e delle libertà sociali a tutti i livelli, dalle libertà più basilari come la libertà di movimento, la libertà di poter uscire dalla propria abitazione e circolare nel mondo, alle libertà di natura economica. Abbiamo visto tantissime, drammaticamente, attività economiche che sono state limitate o addirittura proibite in questo periodo, alle libertà religiose, quindi anche le libertà più spirituali, quelle che sembrerebbero avere meno a che fare con la dimensione materiale e che però hanno a che fare con la dimensione sociale e con l'accesso a determinati luoghi di culto, fino alle libertà culturali e alle libertà politiche. Sono state così forti queste limitazioni delle libertà individuali e delle libertà sociali che vi è stato qualcuno che ha interpretato queste reazioni come delle reazioni estremamente negative dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista antropologico, come se l'umanità impaurita nella preoccupazione di salvarsi la vita avesse dato il peggio di sé, cioè avesse in qualche modo sacrificato dei valori più nobili e più alti in nome appunto della mera sopravvivenza. In ciò, secondo questi critici, l'umanità avrebbe tradito, per così dire, i propri ideali di una vita più alta rispetto alla semplice sopravvivenza biologica, e le nostre società, che si direbbero liberali e che noi proponiamo come una sorta di modello per tutto il mondo, avrebbero tradito questa aspirazione alla libertà in nome del valore della sicurezza. È stato soprattutto un filosofo italiano come Giorgio Agamben a lanciare una sfida, diciamo, la sua sfida provocatoria proprio in questa direzione. Prima di tutto, e qui voglio discuterne brevemente le sue tesi, proprio perché per la radicalità che esprimono, per laddove egli dice che in questa vicenda la società italiana avrebbe manifestato la sua, potremmo dire, il suo non credere più in nulla se non nella nuda vita, la sua disponibilità a sacrificare qualsiasi cosa, rapporti sociali, lavoro, amicizie, convenzioni religiose, politiche, rispetto appunto alla paura di ammalarsi. Quindi una pulsione, potremmo dire, irresistibilmente egoistica in cui ciascuno avrebbe cercato di salvarsi sacrificando tutte le cose più nobili in cui noi diciamo di credere. A me pare che la lezione della pandemia, se io devo rileggere questi mesi di vita della reazione della società italiana, non si possa leggere in questi termini. Certamente vi è stata una preoccupazione
di non ammalarsi, una preoccupazione di mettere in salvo la propria vita, ma questi mesi sono stati anche mesi di straordinaria solidarietà e straordinaria dedizione e sacrificio da parte non solo, appunto, e soprattutto degli operatori della sanità, che non mi pare abbiano dato prova di questo sussulto, potremmo dire, di egoismo, ma al contrario, hanno dato prova di una straordinaria capacità di abnegazione. Ma la stessa cosa si potrebbe dire di tanti insegnanti o di tanti anche operatori del commercio che hanno dovuto tenere aperti esercizi commerciali, anche esponendosi a rischi di contagio e così via, per garantire la sopravvivenza della società. Allora, certamente vi è stata una spinta alla sopravvivenza, ma certamente vi è stata anche una straordinaria capacità di solidarietà che si è manifestata all'interno della società italiana. Quindi, quando noi leggiamo questi fenomeni e vediamo quanto della cultura dei diritti umani, cioè quanto della cultura della centralità, del rispetto della persona, che è stato appunto giustamente ricordato, è il pilastro delle nostre convenzioni internazionali, del nostro ordinamento costituzionale, quanto questo rispetto per la vita umana sia ancora presente, vivo nella nostra società, mi pare che la lezione della pandemia fino a questo momento non ci dica che c'è stato un momento di appannamento, di offuscamento, ma c'è stato un momento invece di vitalità, di vita e di disponibilità, anche la grande capacità fino a questo momento, pur con delle eccezioni, di sacrificio di tanti cittadini, va in questa direzione. Un secondo elemento, ed è un momento di analisi un pochino più profondo e importante, è che nella critica di Agamben c'è l'idea non solo che vi sia stato un moto di egoismo, ma che ci sia un rovesciamento dei valori, che in qualche modo la nostra società abbia posto più in alto quello che lui chiama il valore supremo della nuda vita, cioè la mera sopravvivenza biologica, rispetto a qualche cosa di più alto. A me pare che, diciamo, qui, proprio parlando di diritti umani, vada ricordata una cosa fondamentale, e che cioè il diritto alla vita non è una scelta securitaria del governo italiano o di altri governi di privilegiare la sicurezza rispetto ad altre cose, ma si tratta invece di ciò che si trova scritto nelle convenzioni internazionali, che è il primo diritto che viene enunciato nella lista, diciamo, dei diritti fondamentali, è esattamente il diritto alla vita. Questo è scolpito, diciamo, nella Convenzione Europea dei Diritti Umani come il primo valore fondamentale. E questo per una ragione ben evidente, perché l'esperienza della politica dei regimi totalitari del Novecento aveva portato con sé un elemento di trasformazione della vita umana in alcuni individui, in alcuni gruppi umani. Pensiamo appunto alla vita appunto di coloro che appartengono al popolo ebreo, oppure dei musulmani o degli omosessuali o degli zingari, un giudizio sulla loro vita come non vita, come vita degna di non essere, non degna di essere vissuta, o qualche volta addirittura come un semplice strumento, come una semplice cosa, addirittura come materiale biologico di scarto che si poteva utilizzare per fare altro. E questa è la ragione per cui la vita viene posta come primo elemento fondamentale, non solo per il fatto che senza la vita nessun altro diritto può essere goduto, non il diritto alla libertà, non il diritto al lavoro, non il diritto all'istruzione, ma anche perché
noi proveniamo da situazioni in cui le società hanno privilegiato altri valori, il valore dell'affermazione della nazione o della razza, sul quello del rispetto della vita di ciascuna persona. E questo è un elemento che proprio dal punto di vista della cultura dei diritti umani a me sembra essenziale e a me sembra importante ribadire. E questo tema della pandemia quindi non mi pare che ci abbia allontanato da questa cultura, ma ci ha invece rafforzato nel affermare il valore della vita e il diritto alla vita come valore primario. Tutti noi sappiamo che ci sono altri valori e che possono essere e che ci possono essere dei valori più alti, e ci sono molte persone che sacrificano la loro vita per valori più alti, ma questo non può essere fatto dalla politica o dallo Stato. Questo è un elemento fondamentale. Io personalmente posso decidere di sacrificare la mia vita per valori più alti. Io personalmente posso decidere che per me il diritto alla religione, il diritto alla libertà, il diritto a un'idea politica possa essere così essenziale, così profondo da spingermi a sacrificare la mia vita per questo. Ma nessuno di noi ha il diritto di imporre ad altri questa gerarchia di valori, di stabilire che la vita degli altri vale di meno della libertà o vale di meno della religione o di un ideale politico. Questa è una gerarchia di valori e di diritti che io posso stabilire per me stesso, ma non posso imporre agli altri. E quindi lo Stato, proprio sulla base di questa profonda convinzione, non può far altro che difendere il diritto alla vita per tutti, perché tutti possano avere la possibilità di avere questa base per godere poi degli altri diritti. Sarebbe estremamente grave se il nostro Stato decidesse appunto una gerarchia di valori e decidesse quindi che alcune vite possono venire sacrificate per tutelare dei valori più alti. Quale potrebbe essere appunto la discussione che si potrebbe aprire all'interno di un paese. E abbiamo visto, fra l'altro, anche alcuni paesi che hanno tentato di incamminarsi su questa strada. Pensate all'Inghilterra, il primo momento. In fondo la politica di Boris Johnson era una politica che in un primo tempo sembrava proprio cavalcare questa posizione, no? Il coraggio di affrontare la sfida della morte a viso aperto, come se fosse un nemico, quasi chiamando l'orgoglio del popolo inglese alla resistenza, come era stato all'aggressione nazista, così resistiamo all'aggressione del virus e quelli che devono morire moriranno, ma noi difendiamo uno stile di vita, difendiamo dei valori più alti. Ma lo stesso Boris Johnson ha poi dovuto arrendersi al fatto che i numeri della pandemia, il numero di vittime, la insidiosità di questo pericolo che non ha niente a che fare con una situazione di guerra in cui un altro popolo vuole aggredire o invadere il mio paese, ha a che fare con la situazione presente. E questo è un elemento appunto essenziale, quindi non è stato tanto, a mio modo di vedere, la volontà di preferire la vita biologica rispetto alla vita spirituale, ma il fatto di privilegiare la vita, il rispetto della vita degli altri, il fatto che io possa rappresentare un pericolo per gli altri. Questo mi spinge a stare a casa, non il rispetto della sicurezza dello Stato, ma il rispetto della vita degli altri, il fatto che io possa involontariamente rappresentare una minaccia e quindi una possibilità anche di morte per gli altri. E ancora questo elemento così importante che sta dentro anche la nostra forma di convivenza, che riguarda il nostro il modo in cui la società ha cercato di tutelare questi diritti,
attraverso una straordinaria organizzazione di servizi, che sono il servizio sanitario soprattutto e il servizio assistenziale, che vengono governati dalla mano pubblica. E quindi dentro questo, come possiamo noi pretendere di avere un sistema che difenda il nostro diritto alla vita, il nostro diritto alla salute, senza che siano posti dei limiti o delle regole all'arbitrio di ciascuno? Abbiamo avuto delle discussioni importanti sul tema dei vaccini, ma alla fine tutti noi abbiamo riconosciuto questa necessità di provvedere a delle limitazioni della libertà personale all'interno di un sistema di cui noi stessi, ognuno di noi ha bisogno, che è il sistema appunto della sanità pubblica. E infine c'è un terzo elemento che è emerso all'interno di queste riflessioni, che riguarda la trasformazione delle nostre società in società di emergenza, in cui lo stato di eccezione è diventata una condizione normale, e proprio questo avrebbe rappresentato una compressione delle libertà personali e anche dei diritti umani. E questa critica è certamente una critica seria, una critica che va presa sul serio, perché soprattutto nella prima gestione della pandemia noi abbiamo visto in numerosi paesi ricorrere a delle legislazioni di emergenza che hanno comportato non solo delle compressioni delle libertà personali, ma hanno comportato anche delle compressioni dei meccanismi fondamentali di protezione dei diritti umani o di protezione dello Stato di diritto. E quindi parlamenti che in qualche modo venivano scavalcati o espropriati, diciamo, del loro potere, governi che facevano un uso troppo frequente o addirittura un abuso di strumenti emergenziali come decreti e così via. Questo è stato certamente vero, e in alcuni casi sono stati anche compiuti sono state assunte delle misure che potevano essere assunte in modo diverso. Quindi da questo punto di vista la vigilanza sul tema dell'abuso degli strumenti della legislazione d'emergenza è fondamentale. Pensiamo soprattutto all'abuso che è stato fatto da alcuni paesi governati in modo autoritario, dove la scusa, potremmo dire, della pandemia è servita per comprimere delle libertà anche di natura politica, la possibilità per esempio di manifestare o la possibilità appunto per i movimenti di opposizione di esprimere liberamente il loro parere, o la possibilità ancora da parte di un Parlamento di conoscere le misure che deve votare con dei testi che vengono magari recapitati all'ultimo momento e che quindi non possono essere soggetti a quella lettura e a quella valutazione approfondita da parte delle assemblee legislative. Qui è un elemento, questo è un fronte su cui la vigilanza è una vigilanza essenziale. Però anche in questo caso è importante distinguere tra lo stato d'emergenza che viene utilizzato dai regimi autoritari da quelle misure d'emergenza che sono in qualche modo parte di qualsiasi ordinamento di tipo liberale e democratico e che hanno esattamente lo scopo di fronteggiare delle situazioni particolari derivanti non tanto da terrorismo o da guerre civili, ma proprio da catastrofi naturali, come può essere appunto il caso di un terremoto, che anch'esso richiede una gestione magari di tipo commissariale di alcune procedure
di intervento pubblico, ma senza che per questo, che questo comporti una trasformazione del governo, della conduzione della cosa pubblica in un regime autoritario, una oppressione dei cittadini o la discriminazione di alcuni gruppi sociali. Quindi, da questo punto di vista, la distinzione fondamentale tra uno stato d'eccezione e una situazione d'emergenza e gli strumenti d'emergenza è una distinzione che va mantenuta. Importante per questo è mantenere uno sguardo critico, ma quando si parla di diritti umani evitare una considerazione generica di tutte le situazioni sotto una condanna, diciamo, di tipo univoco. E proprio per questo lo sforzo anche di queste riflessioni contenute in questo ciclo non è solo quello di offrire delle chiavi di lettura generali, ma anche quello di considerare alcuni ambiti importanti. I diritti umani, da un lato, sono diritti di ciascun essere umano, però sono diritti che sono più fragili in determinate situazioni. Non a caso si parla di gruppi vulnerabili, e quindi quando noi dobbiamo considerare l'effetto della pandemia sui diritti umani, non possiamo fare un discorso generico, ma dobbiamo calarci nelle diverse condizioni, nelle condizioni delle donne, ad esempio, che certamente hanno patito delle compressioni dei loro diritti, e pensiamo a quanti episodi di violenza domestica vi sono stati, a quante difficoltà le donne hanno avuto anche dalle restrizioni comportate dalla pandemia, la difficoltà o l'impossibilità a denunciare la violenza subita, l'impossibilità di allontanarsi, di trovare soluzioni alternative. Pensiamo alla situazione naturalmente di chi sta in ospedale, non solo dei malati di Covid, ma di tutti gli altri bisognosi di cure, con tante persone che hanno per paura, diciamo, del Covid, per difficoltà di accesso alle cure sanitarie, hanno dovuto sospendere o rimandare nel tempo dei trattamenti che invece erano doverosi e urgenti, e che magari solo tra qualche mese o tra qualche anno ci accorgeremo del grave costo di questi, appunto, spostamenti in là nel tempo di queste cure necessarie. O ancora il settore dell'infanzia e degli studenti, gli scolari che hanno patito delle restrizioni, o la posizione di chi sta in carcere o di chi sta in centri di accoglienza, dove una per una queste condizioni hanno subito certamente delle limitazioni e delle difficoltà. E questo tema è importante perché il problema dei diritti umani ha a che fare non solo con principi generali, ma ha a che fare con vite concrete, con persone in carne ed ossa. E uno dei problemi maggiori della pandemia è stato proprio anche aver acuito le disuguaglianze tra gli esseri umani. Non solo la possibilità di accesso alle cure in forma diversa, e pensiamo a quello che vuol dire oggi a livello internazionale una possibilità diversa di accedere al vaccino, diversa nei paesi ricchi rispetto ai paesi poveri, aumentando così la forbice tra la speranza di vita dei paesi ricchi e la speranza di vita dei paesi poveri, ma ancora disuguaglianze significative, per esempio, tra i lavoratori. I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi che hanno visto, diciamo, trattamenti diversi in questa situazione di emergenza. Questo mi pare una delle lezioni più importanti. Nella discussione sui diritti umani
non perdere mai la passione per la dimensione universale dei diritti da un lato, dall'altro lato non perdere mai lo sguardo sulla concretezza delle situazioni delle persone che sono più vulnerabili. Vorrei in conclusione poi richiamare due elementi che mi sembrano importanti in questo rapporto tra pandemia e i diritti umani. Forse uno degli elementi più insidiosi dal punto di vista culturale nella concezione dei diritti umani è che questa forma di intervento che io ho cercato di giustificare, ma diciamo i cui pericoli non sottovaluto minimamente, da parte delle autorità pubbliche nel campo delle libertà personali, possono ingenerare il rischio di considerare i diritti umani come dei diritti derivati. In fondo ci può essere il rischio che noi cominciamo a pensare che la libertà di circolare, che la libertà di muoversi, che la libertà di uscire sia qualcosa che ci viene accordato dal governo e non qualche cosa che proviene invece dalla nostra natura di esseri umani, quindi un diritto fondamentale, un diritto inalienabile che certamente può trovare delle limitazioni laddove si tratta di rispettare altri diritti, ma che non per questo smette di provenire dalla nostra stessa natura di esseri umani e non dalla benevola concessione di un governo. Questo elemento forse è l'elemento più importante, nonostante il fatto che continuino ad esservi dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che regolano la nostra vita individuale e collettiva, non dobbiamo perdere l'idea che appunto i diritti fondamentali siano diritti che non sono a disposizione, che possono essere, ripeto, limitati solo tramite un bilanciamento con altri diritti fondamentali. Questo è il primo elemento importante, perché vi può essere una sorta di assuefazione a una società appunto che concede la possibilità di libertà e di movimento ai suoi cittadini a seconda appunto delle situazioni. La seconda questione è la trasformazione della sfera pubblica. E una cultura dei diritti umani ed una pratica dei diritti umani non si nutre semplicemente di costituzioni, di convenzioni internazionali, non si nutre semplicemente di una coscienza personale dell'importanza dei diritti umani, si nutre anche di una sfera pubblica costruita in un determinato modo, costruita attraverso la libera discussione, costruita attraverso un bilanciamento dei poteri tra diversi poteri dello Stato, costruita attraverso lo Stato di diritto, cioè un continuo controllo sugli atti del governo, costruita con una forte presenza dialettica della società civile, delle sue associazioni libere, delle organizzazioni non governative, che possano vigilare sui diritti delle persone e che creano quel tessuto, diciamo, fondamentale di cultura di una vita appunto rispettosa dei diritti delle persone. Ecco, non ci dobbiamo nascondere che la pandemia, che ha trasferito gran parte della nostra vita sociale sui mezzi, sulle piattaforme tecnologiche, che quindi ha trasportato la discussione pubblica fatta di discussioni interpersonali, fatta di dimensioni sociali, fatta di dimensioni istituzionali all'interno di questi strumenti, pur, come dire, formidabili, che ci consentono di continuare in qualche modo a parlare tra di noi, abbia conosciuto o stia conoscendo una trasformazione importante. Ecco, io penso che
questo sia una avvertenza da avere. Certamente le piattaforme tecnologiche che noi abbiamo utilizzato e che stiamo utilizzando nelle scuole, nelle università, nelle associazioni, nei partiti, nelle istituzioni, per continuare come possiamo il nostro lavoro e la nostra attività, non debbano e non possano però trasformare la sfera pubblica in una sfera dell'interazione digitale. La sfera pubblica ha bisogno del confronto interpersonale, ha bisogno della mobilitazione personale, ha bisogno di piazze, ha bisogno di sale, ha bisogno di convegni, ha bisogno di riunioni. E questa è stata la sfera pubblica che ha prodotto la cultura e la difesa dei diritti umani nelle diverse società. Senza questa sfera pubblica è difficile avere una vera e propria cultura dei diritti umani e una vera e propria pratica istituzionale di protezione dei diritti umani. Ecco, io su questo penso che un'attenzione particolare debba essere riservata per utilizzare tutte le potenzialità di incontro e di discussione che noi abbiamo scoperto e anche sperimentato in questi mesi, però appunto utilizzate come strumenti per potenziare la sfera pubblica nel suo senso più proprio e più autentico. Senza questa dimensione di una profonda relazionalità personale, la stessa difesa dei diritti umani potrebbe appunto allentarsi. Io mi fermerei qui, ringraziandovi della vostra attenzione. Credo ci sia qualche minuto a disposizione per eventuali domande o commenti su ciò che ho detto, e sono volentieri disponibile a rispondere o a reagire. Grazie ancora. Grazie Michele. Appunto, come dicevo, potete utilizzare la chat se avete domande o anche solo per condividere riflessioni. Utilizziamo questi ultimi 5 minuti per questo breve scambio. Magari ne raccogliamo ancora qualcuna e poi ridiamo la parola al professor Nicoletti. Michele, tu l'hai vista? Ho vista, posso rispondere volentieri, grazie di questa domanda sulla fragilità dei diritti. Io penso che la fragilità dei diritti allude a due dimensioni: da un lato alla fragilità dei diritti in quanto diritti, nel senso che i diritti sono di per sé qualche cosa di fragile, nel senso che non sono qualche cosa che si garantisce per sé, ma che trovano la loro tutela solo all'interno di determinati contesti, e quindi hanno bisogno di contesti sociali, politici, istituzionali, anche economici, per poter essere pienamente rispettati e tutelati. È chiaro quindi che sono fragili di per sé. Non è sufficiente affermare un diritto all'uguaglianza di donne o di minoranze se non c'è un contesto che è disponibile a rispettare questa parità, e se non ci sono anche delle politiche attive a sostegno
per esempio appunto dei gruppi che sono, possono essere più vulnerabili. E poi c'è una fragilità dei diritti che allude ad una condizione particolare di vulnerabilità, e cioè di persone che sono più esposte, perché appunto possono avere delle disabilità o possono avere una condizione di minoranza, eccetera. Allora, io penso che questo secondo tipo di fragilità ha a che fare con diversi contesti, anche contesti non solo di natura sociale, ma anche contesti di natura storica. Io penso che la pandemia ci ha fatto capire che ci sono delle fragilità in gruppi che prima non ritenevamo essere fragili. E quindi in questo senso anche l'analisi filosofica, come dire, antropologica, politica, giuridica su quello che è avvenuto sia essenziale per aiutarci a scoprire le vulnerabilità e le fragilità. L'Osservatorio dei diritti umani del CESPI sta cercando di compiere proprio questo lavoro di monitoraggio su tutti i settori, diciamo, della società, per riuscire a capire se oltre alle tradizionali fragilità ne sono emerse altre. Quindi il primo compito è proprio quello di individuare le fragilità, riconoscerle, portarle alla luce, e la seconda questione è come appunto poter trovare degli strumenti giuridici e politici adeguati. Ci possono essere degli strumenti tradizionali che vanno appunto come dire, aggiornati alla situazione, in parte quello che sta facendo il governo, no? Pensiamo per esempio agli ammortizzatori sociali che vengono generalmente utilizzati nelle situazioni di una crisi sociale particolare, prospettive di disoccupazioni e così via, e ovviamente questi sono stati ampiamente utilizzati per reagire alla pandemia. Oppure ci possono essere degli strumenti ad hoc che noi dobbiamo in qualche modo inventare per la situazione particolare che si è venuta a creare. E da questo punto di vista il tema dei vaccini, perché la seconda parte della domanda è su questo, io penso che in questo senso il lavoro straordinario che è stato fatto da parte della comunità scientifica vada nella direzione di una empowerment delle persone, perché non è solo un problema di evitare, come dire, che la pandemia dilaghi maggiormente, e quindi la pratica vaccinale non è solo una pratica di difesa della società, ma è anche una pratica di empowerment delle persone. Ognuno di noi, no, spera di poter essere vaccinato quanto prima e di poter tornare a muoversi liberamente, anche in forza di questo. Questo è un elemento straordinario. In fondo il grande sviluppo, come dire, dell'umanità è legato anche a questa capacità scientifica e tecnica, come dire, di sfruttare la conoscenza umana per potenziare le proprie possibilità di sopravvivenza. Il problema è che più cresce, diciamo, il ricorso alla tecnologia, più si possono creare delle disparità tra chi ha accesso a determinati mezzi e chi non ha accesso. Quindi per questo le strategie di empowerment devono essere sempre, come dire, accompagnate da misure non discriminatorie, e quindi da misure che tengano a mente, diciamo, il problema di un uguale accesso alle possibilità offerte dalla società. C'è una riflessione di Jomai Solis, se pronuncio correttamente, mi pare, grazie. Mi pare molto opportuna, e la ringrazio per questa riflessione che richiama il fatto che queste nuove forme di comunicazione siano
dimezzate appunto tra le fasce più deboli e vulnerabili. Questo lo abbiamo sperimentato nella trasformazione, come dire, della scuola e dell'università sulle piattaforme digitali, in cui soprattutto a livello scolastico questa differenza, questa di accesso ai mezzi tecnologici, diverse parti anche del nostro paese connesse diversamente, la disponibilità di avere dei mezzi privati e anche la capacità di usarle abbia seriamente influenzato, e anche naturalmente la capacità linguistica, perché una cosa è avere la possibilità di stare dentro una comunicazione interpersonale, magari con la mediazione culturale, diversa da una comunicazione che invece è indifferenziata e basata su una lingua sola come appunto l'italiano. Quindi questo è esattamente un caso importante, ecco, di segnalazione di un problema di vulnerabilità a cui prestare attenzione. E infine ci sono due questioni, una sul rapporto tra diritti e doveri e l'altra il rapporto con gli esperti della medicina. E allora, la prima di queste, i diritti possono sopravvivere senza i doveri? Naturalmente no. C'è una bellissima riflessione di Simone Weil nel suo libro La prima radice, che ci ricorda come fin dall'antichità i pilastri di ogni società umana siano stati prima di tutto degli obblighi, espressi sotto forma di obbligazione. Io ho ricordato prima, appunto parlando del diritto alla vita, che questo è legato anche dal punto di vista biologico alla pratica della cura. E questo vuol dire che noi possiamo avere un diritto alla vita solo se c'è un obbligo di cura e un obbligo di nutrizione. Noi possiamo dire che ogni persona ha diritto di essere sfamata solo se c'è un obbligo da parte degli altri esseri umani di nutrire chi non è in grado di nutrirsi da solo, come sono ad esempio i lattanti o appunto persone disabili. Parlare di diritti senza doveri è evidentemente qualche cosa appunto che rischia di rimanere una mera enunciazione verbale, e per questo io ho cercato di legare anche all'inizio questo tema del diritto alla vita con il dovere degli altri di rispettare la vita degli altri e la libertà degli altri. Senza questo atteggiamento fondamentale, il discorso sui diritti rischia di essere appunto un discorso puramente appunto retorico. E d'altra parte, se noi dobbiamo pensare a una carta dei diritti importante per il nostro paese, come è la Carta Costituzionale, noi ci accorgiamo di come sia forte nei primi articoli della nostra Costituzione il richiamo agli obblighi di solidarietà. I costituenti avevano perfettamente in mente che una piattaforma così ambiziosa come quella della Costituzione italiana in termini di diritto non potesse essere realizzata senza un'altra progetto ambizioso di una società solidale e di una autorità pubblica impegnata nel riconoscimento, nella tutela e nel sostegno ai diritti delle persone. Sulla seconda questione, i rapporti con gli esperti della medicina, la priorità nelle decisioni politiche e valore riconosciuta. Io non direi la priorità, direi che gli esperti di medicina, come in tutti i settori, hanno un valore fondamentale e insostituibile.
noi possiamo fare tutte le polemiche che noi vogliamo nei confronti dello strapotere di medici o di epidemiologi, io vorrei chiedere a chiunque è critico qual è l'alternativa. I medici non sono degli stregoni, sono degli scienziati seri, nella scienza c'è una pluralità di opinioni, ci sono delle conoscenze imperfette, nessuna misura, come dire, medica può essere certa al 100%, può non avere degli effetti collaterali. Con tutto ciò, quando noi stiamo male andiamo da un medico, così come quando l'automobile è rotta andiamo da un meccanico, o quando dobbiamo costruire un ponte, una casa, andiamo da un ingegnere, e questo, diciamo, o se dobbiamo imparare l'inglese andiamo da un professore di inglese, o imparare a giocare a tennis andiamo da un maestro di tennis. Questo, diciamo, è fondamentale. Se la politica non si servisse dei medici per combattere la pandemia, io sarei terrorizzato. Di chi dovrebbe servirsi? Quindi per fortuna che la politica si basa su evidenze scientifiche, si basa su dati scientifici che per fortuna la comunità internazionale comunica. Non ho una visione idealizzata, quindi ci sono errori e ci sono anche manipolazioni talvolta, però questa è l'unica strada che noi abbiamo a nostra disposizione per esercitare un potere politico responsabile. Dopodiché la scelta politica è politica, non può essere una scelta del medico, come ho detto prima, cioè non è il medico che dice teniamo la cosa più importante per noi è evitare un numero di morti. È la politica che ha scelto di mettere il diritto alla vita al primo posto nella Convenzione internazionale. Questa è stata una scelta politica, non è una scelta medica. Dopodiché il medico ti dice, se tu vuoi salvare le vite umane, se questa è la tua priorità, devi fare questo e questo, magari qualche volta sbagliando. Questa è stata una scelta politica e deve sempre rimanere una scelta politica, non può essere diversamente. Quando dico scelta politica vuol dire anche scelta di valori etici, una scelta anche, come dire, di principi giuridici. E in questo senso il problema è quello di riconoscere la necessità delle competenze scientifiche da un lato e dall'altro lato la necessità di alcuni principi, e per questo i diritti umani a me sembra che rappresentino ancora i principi fondamentali, la piattaforma fondamentale, il faro di ogni decisione politica che le nostre società dovrebbero assumere. Bene, io ringrazio tutti, in particolare Michele, professor Nicoletti, e rilancerei il prossimo appuntamento il 23 aprile, sempre alle 15, con Vladimiro Zagrebeschi. È possibile utilizzare tecnicamente lo stesso link che avete utilizzato oggi per connettervi, oppure sempre in diretta da Facebook. Un saluto a tutti, un buon fine settimana e ci vediamo venerdì prossimo. Grazie. Grazie a voi e buonasera.